Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo a Taglio di Po nella premiata scuola Demis e Mara e siamo con Demis e Mara perché tre ballerine della loro scuola sono diventate campionesse italiane a San Benedetto del Tronto. In che disciplina sono diventate campionesse italiane le tre giovani tagliolesi? Diciamo che per le danze folcromagnole però è un mix di alquanto, cioè di vari balli, nel senso è un folk show team che praticamente devono fare un 50% di danze folk e il resto qualunque disciplina, qualunque tipo di ballo, insomma. E cosa bisogna fare per diventare campionessi italiani? Tra l'altro nella tua scuola non è la prima volta che succede che alcuni tuoi allievi diventano campioni italiani o campioni regionali importanti. Ah, niente, bisogna allenarsi e ballare, fare prove su prove. Niente, solo quello. E venire a scuola, naturalmente. A questo punto, Demis, presentaci le tre campionesse italiane. Sì, dai, abbiamo Aurora, Jenny e Giorgia. Eccole qua. Sono emozionate loro, ma di più noi, sinceramente. Però... Eccole qua le tre campionesse italiane, che soddisfazione intervistare tre campionesse italiane. Cominciamo da Aurora. Aurora, dimmi la verità, quanto si è emozionato tuo papà quando ti hanno proclamato vincitrice? Ah beh, sicuramente quella la fa sempre. Beh, insomma, sì, è stato contento, però sinceramente non mi ricordo cosa ha detto. Tu, Giorgia, sei, oltre che ballerina, oltre che campionessa italiana, sei anche la figlia di Demis e Mara. È fatica essere la figlia dei maestri di ballo? Ecco, esatto. Fatica, no. Però è molto stressante. E per finire, Jenny... A te, Jenny, chiedo che affiatamento c'è tra di voi e come riuscite a essere così coordinate assieme? Siamo molto amiche e abbiamo instaurato una buona amicizia durante gli anni. E quindi onore a queste tre campionesse italiane di ballo, complimenti naturalmente alla scuola di ballo Demis e Mara e complimenti per le vostre vittorie, presenti e future.